Good morning, Mister, Master, Maestro, or simply, David. Yes, David. Why not David? David Lynch. It's July 5, 2022, and it's Tuesday here in Naples. Clear afternoon this moment, it is still right now, it is 7 and 8 Fahrenheit around 31 Celsius, and this means that this Saturday really hot, like in this days in this period, not like the Ella of a few days ago with 28 and 6 Fahrenheit, but climate near to that Ella. Today I was thinking about a track from the series Dark. But I don't know if I upload in reality re-upload today, perhaps more tomorrow, and so for this reason I think I'll talk directly tomorrow of it. But if you've seen another preview, it's second track from the fiction Orgoglio, Italian fiction Orgoglio, 2040-2006, and I invite you to watch my video and read the description of a few days ago, and above all the full description of the full video of this preview of the second track, to understand better details of the film. And this second track is called really Orgoglio, always from the composer of the series fiction Stefano Mainetti. And today non ce l'ho quasi più la febbre, cioè mi è scesa, diciamo, credo in questo momento, non l'ho misurata un paio ore fa, era mi pare 37,7, 37,8, ma questo non conta perché la febbre è destinata a scendere, però ho diciamo un fortissimo mal di stomaco che appunto purtroppo mi porta a fare anche una serie di pause prolungate durante il discorso. Per chi non lo sapesse, comunque ricordo che io soffro molto con lo stomaco. 11 anni fa sono stato operato, per chi non lo sapesse, di peritonite acuta, che praticamente è lo stadio più acuto dell'appendicite, e ho rischiato anche la vita, diciamo. Mi fecero 3 tagli, uno sullo stomaco, uno più grande, diciamo, sull'inguine, e uno appunto, diciamo, 2 più piccoli nello stomaco, nell'ombelico, anzi, e nell'addome, nella zona vicino al pube, zona pubica, e poi quello più grande appunto nella zona dell'inguine. E i tagli ovviamente sono ancora visibili, quindi io diciamo in generale soffro con lo stomaco anche altre volte, e spero insomma che sia un qualcosa che vado via quanto più presto possibile, perché mi sta creando veramente dei fastidi abbastanza pesanti. Non riesco a suonare, non riesco, diciamo, a preparare i nuovi pezzi che devo preparare per questi giorni. E infatti non suono da 5-6 giorni, quindi la cosa è abbastanza pesante, e spero vada via quanto prima possibile, che non ce la faccio più. Prenderò un po' di enterogermina, vedremo, cerco di evitare certi cibi un po' più pesanti, lo so. Ma comunque pesante la situazione, è un po' di guarire quanto prima possibile. It's a really afternoon, and so we have the degrees I say a moment ago. Yes, I repeat, 87 and 8 Fahrenheit around 31 Celsius, and I think we will maintain with these degrees until this evening. But the really important thing with this atmosphere is that today we have those beautiful blue skies and golden sunshine, I think, all along the way. Well, so said this, so from the mythical window with the orange, red, blue and water curtain and its green roller shooter, and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 6340 APG 6325.
Eva, great day, all the people follow the chant, the waiters, yes, really a greeting to everyone, and also to my brother. And finally, I hope you all great breakfast. I'll see you tomorrow.